Prima di combattere la mafia, devi farti un autoesame di coscienza. E poi, dopo aver sconfitto la mafia dentro di te, puoi combattere la mafia che c'è nel giro dei tuoi amici. La mafia siamo noi, ed il nostro modo sbagliato di comportarsi. Pochi minuti prima delle 17, un boato assordante, una nuvola di fumo e uno sciame di elicotteri che diffonde per le strade della città la sensazione che è accaduto qualcosa di grave, sensazione che diventa certezza. E in via Mariano D'Amelio, dicevamo, strada sconosciuta anche a molti palermitani fino ad oggi. Il 19 luglio 1992, nella strage di via D'Amelio, perdono la vita il magistrato Paolo Borsellino e i 5 agenti della sua scorta. È la risposta di Cosa Nostra alle inchieste del pool antimafia e ai 19 ergastoli del maxi processo di Palermo, confermati in via definitiva in Cassazione all'inizio di quell'anno. È un attacco allo Stato di dimensioni clamorose, che intende mettere in ginocchio la magistratura e le istituzioni. Ora che è morto Borsellino, nessuno può capire che vuoto ha lasciato nella mia vita. Tutti hanno paura, ma io l'unica cosa di cui ho paura è che lo Stato mafioso vincerà e quei poveri scemi che combattono contro i mulini a vento saranno uccisi. A scrivere queste parole sul suo diario è una ragazza di appena 17 anni. Si chiama Rita Atria. Per lei Paolo Borsellino era come un padre, più di un padre. Grazie a lui aveva deciso di cambiare vita e di portare fino in fondo la sua scelta di combattere contro la mafia. Rita Atria è nata a Partanna, un paese in provincia di Trapani, nella valle del Belice. Suo padre, Don Vito Atria, è un mafioso. Un mafioso all'antica, non capisce che i tempi stanno cambiando, che ora per Cosa Nostra quello che conta veramente è il traffico della droga. Don Vito si oppone a questa svolta e per questo viene assassinato. È il 18 novembre 1985. Rita ha solo 11 anni. Nove giorni prima di quell'omicidio, il fratello di Rita, Nicolò, di 10 anni più grande di lei, aveva sposato una ragazza di nome Piera Aiello. Quel fratello, a cui Rita è molto affezionata, è entrato nel giro della droga, ma non è più fortunato di suo padre. Il 24 giugno 1991, anche Nicolò Atria viene ucciso. Pochi mesi dopo, a Partanna, per molti mafiosi scattano le manette. Qualcuno ha testimoniato contro di loro. La nuova pentita di mafia si chiama Piera Aiello. Ha deciso di parlare dopo l'uccisione del marito, Nicolò Atria. Da 4 mesi vive sotto la protezione dell'Alto Commissariato. Le sue prime confidenze sulla faida in questa storia di mafia al femminile ha voluto farle ad altre due donne, Morena Plazzi e Alessandra Camassi, giudici alle procure di Sciacca e Marsala. In realtà Piera Aiello non può essere definita una pentita, perché non ha commesso alcun reato. Ma è soltanto a partire dal 2001 che viene introdotto il termine corretto, testimone di giustizia. Fra i primi a raccogliere la sua testimonianza è il procuratore capo di Marsala, competente per il territorio. Si chiama Paolo Borsellino. È lui a far capire a quella vedova di soli 23 anni che se decide di parlare, la sua vita cambierà per sempre. Dovrà trasferirsi lontano dalla Sicilia, assumere un'altra identità, non far mai riconoscere a nessuno il suo volto e nemmeno la sua voce. Ho deciso di collaborare perché prima nel mio paese non si poteva andare neanche a fare la spesa, che si rischiava di essere uccisi in strada, perché quell'ambiente deve essere ripulito. Cioè, è una realtà di fatto, un dato di fatto, non è una cosa che dico solo io. Ora, nella sua casa di Partanna, la sua giovane cognata Rita Atria è rimasta sola.
ha soltanto sua madre, Giovanna Cannova, ma con lei non ha mai avuto buoni rapporti. Mi raccontava che non stava bene con la madre, che nonostante l'avesse fatta andare a scuola tramite le sue insistenze, non era più, cioè, non era libera di fare nessuna cosa. Mi chiese cosa io facevo, come abitavo, se stavo bene, quello che mi davano, se mi potevo ricreare un futuro. Io gli spiegai la situazione in cui mi trovavo e gli dissi che l'ambiente giustamente aveva delle privazioni, non era come prima. E lei mi disse che un giorno sarebbe venuta a trovarmi. Così Rita decide di seguire l'esempio di Piera. Un mattino di novembre si reca nella caserma dei carabinieri di Sciacca e comincia a parlare. Racconta fatti, trame, interessi, fa nomi. Di nuovo viene informato Paolo Borsellino, che prende subito a cuore la vicenda di quella ragazza di soli 17 anni. E anche per Rita scatta subito il programma di protezione. Una mattina viene prelevata dai carabinieri e condotta su un aereo a Roma, la città dove era andata ad abitare in segreto sua cognata Piera. Da quel momento le due ragazze di Partanna vivono insieme nella capitale, entrambe sotto false generalità. Il 23 maggio 1992 arriva una notizia sconvolgente. È morto Giovanni Falcone, collega e compagno di lavoro di Paolo Borsellino, ucciso a Capaci insieme alla moglie Francesca Morvillo e ai tre agenti della sua scorta, dall'esplosione di 600 kg di tritolo piazzati sull'autostrada che collega Palermo all'aeroporto di Punta Raisi. Tredici giorni dopo, Rita Atria si presenta da privatista agli esami del terzo anno dell'Istituto Alberghiero di Erice. Fra i temi proposti ai candidati, ce n'è uno anche sulla morte del giudice Falcone. Rita lo sceglie e scrive queste parole. Con la morte di Falcone, quegli uomini ci hanno voluto dire che loro vinceranno sempre, che sono i più forti, che hanno il potere di uccidere chiunque. L'unica speranza è non arrendersi mai. Rendere coscienti i ragazzi che vivono tra la mafia, che al di fuori c'è un altro mondo fatto di cose semplici, ma belle. Di purezza. Un mondo dove sei trattato per ciò che sei, non perché sei figlio di questa o di quella persona, o perché hai pagato un pizzo per farti fare quel favore. Forse un mondo onesto non esisterà mai. Ma chi ci impedisce di sognare? Forse se ognuno di noi prova a cambiare, forse ce la faremo. Ma quel mondo fatto di cose semplici ma belle, che Rita pensa di aver raggiunto, è destinato a crollare con la notizia che arriva il 19 luglio 1992. Solo 57 giorni dopo Falcone, anche Borsellino, zio Paolo, come affettuosamente lo chiamavano le due cognate di Partanna, viene ammazzato dalla mafia. Per Rita è un colpo durissimo. Le parole che scrive sul diario sono senza speranza. Borsellino, sei morto per ciò in cui credevi, ma io senza di te sono morta. La prima cosa che mi disse quando è morto Paolo Borsellino è stata che ormai avevamo perso una guida, avevamo perso un padre, e forse per lei significò la morte di un altro padre, perché prima aveva il suo padre naturale, poi c'era mio marito, lo riteneva un secondo padre. Morto lui si era attaccata molto a Borsellino, perché Rita era un tipo che si attaccava molto alle persone, si affezionava tanto. Domenica 26 luglio 1992, una settimana dopo la strage di Via D'Amelio, Rita Atria si getta dal settimo piano del suo appartamento romano e muore sul colpo. Non aveva ancora compiuto 18 anni.
Ai suoi funerali partecipano circa 200 persone, soprattutto donne, provenienti da tutta la Sicilia. Sono le donne del digiuno, decise a fare lo sciopero della fame per opporsi alla violenza assassina della mafia. Però del suo paese, Partanna, non c'è quasi nessuno. Non c'è neppure Giovanna Cannova, la madre di Rita. Andrà al cimitero solo parecchi mesi più tardi, armata di un martello, con cui farà a pezzi il leggio di marmo con la fotografia della figlia. E solo il fatto che non le piaceva quella fotografia, per questo la proprio per questo, perché la fotografia ce la devo fare io a mia figlia, la cosa. Come le ho fatto sempre a mie figlie. Io come la ricordo, una ragazza esemplare, piena di sentimenti, che è stata coinvolta da lei. Questa era la donna, per Aiello. E lei aveva tutta la colpa per mia figlia fare questa strada. Perché non è stata di volontà di mia figlia fare questa strada. Ma dopo la morte di Giovanni Falcone, di Paolo Borsellino, di Rita Atria, migliaia di persone in Sicilia scendono per strada, esasperate e stanche di tutto quel sangue. Molti fanno con le dita il segno a V della vittoria. Le finestre e i balconi di Palermo vengono tappezzati da striscioni e da cartelli contro la mafia. È la cosiddetta rivolta dei lenzuoli. La società civile siciliana sembra essersi finalmente risvegliata contro Cosa Nostra. Negli anni seguenti, lo Stato italiano riuscirà a infliggere alcuni duri colpi alla mafia. Nel 1993 viene arrestato Totò Riina. Nel 1995 Leoluca Bagarella. Nel 2006 Bernardo Provenzano. Ma la guerra contro la mafia non è ancora vinta.